Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Eccoci con No More Heroes, la versione remasterizzata, appena uscita, fresca fresca. Penso che un po' tutti conosciate No More Heroes, insomma è un giochetto uscito qualche anno fa. E la storia di questo tipo americano che si chiama Travis Touchdown. E praticamente lui che fa? È semplicemente un killer e usa una sua spada, tipo una spada laser, per accoppare gli avversari. Tutto questo gli serve perché deve arrivare primo, vuole essere, diciamo, il primo killer, primo assassino al mondo, il numero uno. Io direi di incominciare subito e vedere come hanno rimasterizzato questo giochetto, perché all'epoca mi piacque tantissimo, quindi iniziamo subito. Buona visione. Premiamo il tasto A, dolce, salato, ma li facciamo perfetto per i principianti. Io sono una pippa al sugo, quindi io direi di fare dolce. Che fa? È impazzito? Ah, così inizia subito. Fantastico. Bene, e questo qua è il nostro amico Travis, Touchdown. Beh, super modo, direi. Megoyans Channel 51. Ok. Vediamoci la intro. So I'm at the register, then I realize I got no money. I was seriously broke. Why? Because I met this smoking hot chick last night at the deathmatch bar. Ah, ecco. Man, she smelled good. So being the gentleman I am, I bought her a drink. Anywho, I decided to get a job. The gig? Assassinate the Drifter. Giusto. So I went where I was supposed to and waited for the guy to show up. And there he was, this cat, well-dressed, cool, couldn't tell if he was the shit or just plain old shit. Yeah, so he's styling, fast, aggressive, and packing heat. Bada-bing. Or at least it was supposed to be. Till she showed up. Her name? Sylvia Crystal, an Sylvia agent with the Crystal. Whatchamacallit Association. Congratulations, you are certified as the 11th L'undicesimo, best hitman. bene. How about getting rid of the 10 killers above you and aim for the top? I want to be number one. Dai. How's that? Short and simple enough for you? Sì, molto breve e It's gonna be a conciso. long, hard road. But who knows? Could kick ass. Ah, Could be sicuramente. dangerous. Could totally suck. What do you say, bro? Join me. Let's see how far we can take this. And for you there holding the controller right now, just press the A button. Let the Giusto. bloodshed begin. Allora, spingiamo sto tasto A e diamo subito inizio al combattimento. Ma fa pensare ad Afro Samurai, non so se lo conoscete. Ah, ok, bene. Proprio così. Tanto. Povera Mutina. Fuckhead! Wow. E non ho visto niente, come ha fatto a staccargli la capoccia? Fantastico. Yo, help me out here. Where's this death metal dude? Bad answer. It's Davvero? game time. Dai. Altro che Dante, ragazzi. Vuoi giocare il tutorial? Ma sì, dai. Beam Katana. Premi il pulsante Y o X per far oscillare la Beam Katana. Usa la Beam Katana per attaccare i nemici. Quando la vita dell'avversario sarà esaurita, entrerai in modalità colpo mortale. Muovi lo stick destro nella direzione mostrato dalla freccia sullo schermo. Se esegui tutto bene, sferrerai un colpo mortale definitivo al nemico. Un colpo mortale ben assestato farà vorticare la slot in basso sullo schermo. Se uscirà un tris, ti sarà permesso di attaccare con mosse speciali. Wow. Ok.
L'indicatore sulla destra dello schermo indica l'energia rimasta alla Beam Katana. Ogni colpo dato con la katana farà diminuire la sua energia. Con le batterie esaurite non potrai più usare la Beam Katana. Adesso ricarica la tua Beam Katana. Premi il pulsante LB per entrare in modalità ricarica. Sposta lo stick destro più velocemente che puoi. In che direzione? Per ricaricare la Beam Katana. Muovi lo stick destro e ricarica naturalmente la Beam Katana. Ah, ok. Bene, abbiamo capito. È interessante. Vuoi continuare il tutorial? Massiva. Lock. Ah, ok. Premi il pulsante LT per andare in look su un nemico. Il look ti permette di muoverti sempre in reazione al nemico. Se vieni attaccato mentre sei in look, parerai il colpo. Il livello di difficoltà dolce. Basterà stare fermo in piedi per parare automaticamente. Cerca di parare un attacco nemico. Ok. Schiva di emergenza. Tieni premuto il pulsante LT e usa lo stick destro a sinistra. Destra, ah ok, o in basso per le schivate di emergenza. Nel corso di una schivata di emergenza il nemico non ti può colpire. Usa lo stick destro per lanciarti in una schivata di emergenza. Tiè, vedi che ti ho fatto? No, basta. Massiva, continuiamo. Hey, he's over here! Scontro di armi. Ok. Se l'attacco della spada di Travis e quello del nemico si scontrano, si avrà uno scontro di armi. Vincendo uno scontro di armi entrerai in modalità colpo mortale. Attacco un fendente caricato. Questo è uno scontro con le armi. Gira lo stick destro. Vinci uno scontro con le armi e entrerai in modalità colpo mortale. Muovi lo stick destro in direzione passata dalla freccia sullo schermo. Fantastico. Bene, possiamo andiamo. Ancora un po' di tutorial, va. Attacco a terra. Il pulsante Y apparirà vicino a un nemico a terra. Premi il pulsante Y e X per eseguire un attacco a piombo. Esegui un attacco a piombo. Eh? Ah. Il Beam Katana può essere commutata tra attacchi alti e bassi. Usa attacchi alti per colpire nemici guardia bassa. Premi il pulsante Y per eseguire un taglio alto. Attacca usando fendenti alti. Fantastico. Quindi, fendente alto-basso. Travis può adottare una posizione di taglio basso. Oscilla la Beam Katana con il pulsante X per eseguire un taglio basso. Alcuni nemici sono in grado di parare gli attacchi di spada di Travis. Usa fendenti bassi per spezzare la difesa dagli alti. Ok. Attacca usando fendenti bassi. Che dire? Sprizza sangue da tutti i pori. Continuare la tutorial? Sì. Finiamolo, vediamo un po'. Colpo a corpo. Premi il pulsante B o A per eseguire un attacco di spinta. Gli attacchi di spinta si interromperanno. No, si interromperanno. Sì, la guardia interrompe. Vabbè. Gli attacchi di spinto hanno anche versioni alte e basse. Un attacco alto spinta può essere eseguito con il pulsante B. Un attacco di spinta basso può essere eseguito con il pulsante A. Colpisci con una spinta alta un nemico e tieni una guardia alta per stordirlo. Me lo so già dimenticato. Attacca una spinta bassa un nemico che tiene una guardia bassa per stordirlo. Colpisce un nemico in guardia con una spinta per lasciarlo stordito. Ok. Bene. Completamente indifeso. È il momento giusto per attaccarlo con la Beam Katana. Wow.
Vabbè, possiamo anche finirlo. Ma sì, continui, finiamolo tutto. Scaraventa. Per prima cosa stordisce un nemico. Non so come si faceva. Una volta che un nemico è sbalordito, preme sbalordito. Pulsante più A per afferrarli. Quando afferri con successo un nemico, verranno visualizzate due frecce sullo schermo in questo modo. Ah, ok. La direzione devi spostare lo stick destro su e la freccia sinistra la direzione devi spostare lo stick su. Sposta entrambi contemporaneamente nelle indicazioni visualizzate. Ok. Ok, Yard è tosto. Mazza, ma quanto è lungo sto duello? Colpo caricato. Ah, tieni premuto il pulsante A per caricare il colpo. Quando avrai caricato al massimo partirà un colpo caricato. Attacca un nemico con una spinta caricata. Serviti dei colpi caricati per spezzare via il tuo nemico. Oh, come vi siete permessi? Oh. Aia. Abbiamo un attimo. Aia. Vabbè, direi anche basta, no? Ah, sì. Muah. Fendente caricato. Premi il pulsante X o Y, farai aumentare la potenza con la Beam Katana. Rilascia il pulsante Y o X al momento giusto per eseguire un fendente caricato. Il taglio caricato alto possono essere liberate senza rilasciare il pulsante. Più a lungo accumuli la potenza, più forte sarà l'attacco. Questo attacco può anche colpire più nemici contemporaneamente, rendendolo utile quando te l'hai visto circondato. Esistono due tipi di attacchi caricati, alto e basso. Un attacco ad alto caricato può essere eseguito con il pulsante Y, quello basso con il pulsante X. Un attacco caricato alto è efficace contro i nemici che ti stanno di fronte. Mentre carichi un attacco alto non puoi muoverti. Terminato il tempo necessario alla ricarica, il colpo partirà automaticamente. Un attacco caricato con basso è efficace contro i nemici che ti stanno di fianco. Mentre carichi un attacco ti puoi muovere, Gagliardo. Prova a colpire i nemici con attacchi caricati. Ma davvero? È fantastico. Io mi ricordo più i tasti. No? Ah, non c'ho più. Mi sto a ricaricare. Eccola. Laser beam. Allora, aspetta, come ha detto. Questo è fantastico. Ah sì, ho già finito. Mazza, questa scarica tutto. Bene. Dopo questo io posso anche smettere. Ebba, abbiamo finito. Bene, me li mangio a colazione, ragazzi. Le porte si aprono al nostro passaggio. Che è successo? Ha fatto un super jack. Fantastico. Ok.
Ok, quindi sono entrato da buffo. Ah, ok. C'è una cassaforte, signori. Ricarica la batteria, interessante. Ma me li mangio a colazione. Aia. Come faccio? E non ce la faccio. È una super caciata, ragazzi. Aia. Tripudio di morti e ammazzati. E andiamo. Sì, va bene. Fantastico. Qualcun altro? No, nessun altro. Beh, si sente che sta arrivando il caldo, ragazzi, si muore. Abbiamo questo, perfetto. Devo... Ma poi lo inverto. Devo invertire l'asse questa qua. Ah, ma io vengo da qua. Scusami, eh. Basta? Almeno così siamo sicuri. Allora scendo giù. Oh, di venire. Sto balordo. Mi sei impazzito. Ah, ok. Beh, ragazzi, che dire, è un tripudio di sangue, uccisioni, smembramenti, riesco a scendere, grazie. Devo solo fare un po' di pratica ancora. E poi... Oh, aspetta, no. Questa è la cosa più divertente. Fada mamma fa. Go! Yeah!
hai sdrumato, eh? Ah, bello. Ah, anche basta, eh. Abbiamo spazzato. Pure questo c'ha la super spada. Oh. È possibile andare adesso, signori? Però prima Oh, eccoci. Io Se faccio un favore. Allora, cominciamo. Ah, buona la pizza. Ah, ecco come ci sfura. Ok. Ah, vai. Guarda quanti ne stanno qua. Non niente. Strawberry on the shortcake. Quindi? Chi altro c'è? Da coppa? Nessuno. Questo abbiamo preso. Ah, bello. Ma con chi pensi di stare? Ah, vedi che c'è stava là? Una cassa sopra la cassa, la capacampa sotto la cassa. No, com'era? Oh. Importante, eh? Molto importante. E che devo fa? Yes. Your ranked fight begins just up ahead. Win and you will be tenth. Lose and hell awaits. Mi sembra giusto. Up to this. Need a bathroom break? Whatever you need to do, do it now. Giusto. Your opponent. Some call him the Holy Sword. La spada sacra. He is good, but I know you can take him. You are the man. I am the tiger. He only looks tough because his mother was an ugly bitch. Take it to the red zone. Assassin's way at full throttle. Unleash your power.
show no mercy. So dici tu. Enter when you are prepared to fight. I believe in you and your force. Now, off to the garden of madness. Ah, quindi adesso ci sta il boss, signori. Yes. Quindi? Che era, oh? Re Mysterio. Travis, ricordi i bei giorni andati a Calgary? Il cammino della lotta professionistica che da lungo tempo avevi dimenticato. Se nel tuo corpo è rimasta anche solo una scintilla dello spirito del lottatore, ricorda la prima mossa che il tuo maestro ti ha insegnato. Sì, esatto, l'oscuro piercing, il front neck, change the drop. Ok. Ah. Sì. Sweet. Sweet. Sì. Ah. Assolutamente. Bene, vediamo un po' adesso, visto che ci siamo, che cosa si celerà. Fantastico, il modo per salvare è fantastico, ragazzi. Andiamo al bagno, faccio una cabina al bagno e salviamo. Non fa una grinza. Scusate, ma io ho un piccolo problema. Mi devo asciugare il sudore. Sto morendo dal caldo. Ah, Madonna santa. È arrivata l'estate, oh. Si sente, eh? Bene, e ora andiamo a vedere qua che cosa si sciù. Ah, ma un'altra volta? Well done, signori. Il primo boss del gioco. Non male. Quite beautiful, wouldn't you say? Paid for with the lives of many. When you have the strength to take life for yourself, that is true wealth. I am free of desire. So long as I have this scenery to look upon, I need nothing more. Please leave me be. No. You're the one leaving. In a body bag. I'll only say this once more. Leave here now. Me leave? You obviously don't know me. You don't get it, do you? Hey, you know what paradise is, right? Paradise. This is paradise. The place where dreams are fulfilled. Well, you've had your dream, old man. Infatti sì. Time to wake up. This is no paradise. All right. Then what is it? A place to die. I'm glad you and I are on the same page here. Wow. So naive. You have no idea, do you? What a pity. You make an old man cry. Arrogant, crude little shits like you come around from time to time. Ma io sono speciale. Listen well, young one. The wall is high, higher than you will ever know. Ma che? Ultimate sacrifice is sublime. Now draw. You can take that to your grave. Ok. No, no. Sì, è proprio difficile. Every
Ma chi è che sta a parlare ancora là sotto? Chi è? Per non il mondo. O quasi. Guarda come affettiamo, eh. Wow, entrambe le braccia, ragazzi, no? The moment I've been waiting for. The name Holy Sword is now yours. You're joking, right? I don't care about titles or power. Ah. I just want to be number one. Giusto. Then master the ways of the assassin. Here's your ticket to paradise, old man. Sì, è molto afro samurai che voleva arrivare number one, number two. E questa chi è? Number zero. Oh, prendi la sedia. Buono, no? Che dite? Livello B, livello A, danni subiti, A. Quindi va bene, l'ho schivati. In teoria. E questo è quello che rimane del nonnetto, quindi. Ok. Ah, wow, questo è lo stato. Mappa. Sono lavoro. Esci. Dadi, che crea, dadi? No. Ma io per salvare, secondo voi io ho salvato? Yes. Bello però. Interessante. Bene. Sì. Penso che si interrompa qui la nostra. Ci sono ancora le mani appiccicate. Fantastico. Fantastico. Bene. È stato un piacere, direi. Ma c'è anche una mappa? Ma poi vedi sta mappa com'è? Ah, ok. Sì. Sì. Vabbè. Poi la studiamo bene. Posizione secondo lavoro. Che è secondo lavoro? Ah, vabbè. Non ci interessa al momento. Ok. Dadi, esci. Carica, esci dal gioco. Esci. Esci. Ah, esco da là. Vabbè. Niente, quindi se esci dal gioco, penso che esca proprio dal gioco completamente. Quindi vi saluto. È stato un piacere. È stato bello. Mi è piaciuto davvero tanto. Non me lo ricordavo così violento. Pieno di sangue, pieno di roba mozzata. Mi piace, molto splatter. E lui è figo, molto figo, con la sua spada, mezza spada laser. E niente, quindi iniziamo questa scalata verso il numero uno dei serial killer, anzi degli assassini. Bene, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale wrestling. Ciao e alla prossima!